Repubblica Ceca. Amici sportivi, ben ritrovati da Lunato del Garda, e al di là del caldo adesso si andrà ad affrontare una gara molto intensa, molto interessante e soprattutto un trofeo che ci fa molto piacere, ci fa, intendo dire, a noi italiani molto piacere, perché è il ricordo di un grande campione, di Roberto Scalzone. E fa l'ingresso un campione olimpico, Davide Kostelecki, che è uno dei sei finalisti. Io intanto saluto e ringrazio anticipatamente di ciò che ci regalerà Sabatino Durante. Buon pomeriggio. Allora, i sei finalisti di questo trofeo Roberto Scalzone sono Davide Kostelecki, come detto, Daniele Resca, Dario Caretta, Susanna Stefečkova, il francese Christophe Aubley e ovviamente Angelo Scalzone, eccolo qui, che sta entrando, è il figlio di Roberto Scalzone. Un breve cenno proprio per ricordare questa famiglia di grandi campioni e di sportivi ancora oggi. E Roberto Scalzone morì a 52 anni a Castel Volturno, che era il paese natio di Angelo, del padre Angelo Scalzone, oro ai giochi di Monaco 72. Roberto Scalzone è stato campione italiano, è medagliato mondiale ed europeo. L'eredità è stata raccolta appunto dal figlio Angelo Scalzone, che nel frattempo con tutta la famiglia si è trasferito a San Martino di Trecate, dove Roberto si era trasferito e quindi dove Angelo è nato. Questo trofeo Roberto Scalzone è inserito nella tre giornate del Champion Perazzi e ha una formula molto particolare, finale ai 25 piattelli ma a due colpi. Gli appassionati sanno che le finali sia nazionali che internazionali ormai da diversi anni si effettuano con un colpo solo. Questa volta invece è una finale a due piattelli con un accorgimento, però il piattello può essere dato, giudicato valido solo se è rotto o se si stacca un pezzo. In realtà non esiste più il piattello fumato, quindi piattello fumato, piattello non rotto, questa è la regola. Nella finale si riparte da zero, i finalisti sono appunto 5 della classifica della prima giornata effettuata su 100 piattelli della Perazzi Champions 2022. Angelo Scalzone è una wild card, cioè comunque lui era in finale come tributo al trofeo del papà, ma avendo fatto 100 su 100, quindi è in formissima e sarebbe bellissimo potesse vincere il trofeo dedicato al suo padre, e lascia il posto al sesto classificato. Di conseguenza i sei classificati, lo ripetiamo ancora una volta, sono Davide Kostelecki, Angelo Scalzone, Daniele Resca, Dario Caretta, Susanna Stefečkova e il francese Aubley Christophe. Che sta entrando in bordo pedana ed è stato veramente all'ultimo secondo, perché era impregiudicato del sesto posto lo spagnolo Prado, poi Aubley con un grande 25 è riuscito ad arrivare a 98 e quindi è il sesto classificato, colui che insomma ha beneficiato del fatto che Angelo oggi con se l'è guadagnata la... e ha sparato allo stesso livello del grande campione David Kostelecki, 100 su 100, Resca e Caretta 99, Stefečkova, la Susanna, la grandissima tiratrice slovacca, medaglia olimpica a Tokyo, medaglia d'oro, e infine Christophe Aubley con 90-98. Aubley, 53enne francese, abbiamo detto, si ritrova tra grandi campioni, due su tutti proprio. Campioni della Slovacchia, la slovacca Susanna Stefečkova, che come diceva Sabatino Durante è argento a Pechino 2008 e argento a Londra nel 2021, campionessa olimpica lo scorso anno a Tokyo, e poi tantissimi. Beh, due volte campionessa del mondo. Esatto, tantissimi altri risultati a livello internazionale.
molto bene, sempre molto bene qui a Lonato, quindi pedane che le piacciono. Kostelecki della Repubblica Ceca, lo ricordiamo perché purtroppo ci diede il grande dispiacere di vincere l'oro davanti al nostro Giovanni Pellielo a Pechino, e poi tanti anni dopo è tornato sul podio olimpico a Tokyo con l'argento, battuto dal connazionale Giri Lipta, che Lipta conosce benissimo queste pedane. Giri conosce, si allena nelle pedane di Donato del Garda. E sarà il primo a sparare, eccolo qui. E poi avremo modo anche di parlare di Daniele Resca, argento ai campionati europei lo scorso anno nel team maschile. Intanto sembra che ci sia stato un problema sul primo piattello di finale, questo qui di David Kostelecki, questo gigante che dopo quell'oro a Pechino ha fatto fatica a tornare ad altissimi livelli, però non è mai uscito dalla top 10 della fossa olimpica, quindi certamente un grande campione oggi consacrato. È abbonato con l'Olimpiade, che gli porta bene, le altre manifestazioni difficilmente vince, ma è sempre lì. Di Resca volevo aggiungere, campione del mondo nel 2019 a Mosca. Assolutamente, hai fatto tiratore, bene. Tiratore, diciamo, fisso della nazionale italiana, di grande livello a livello internazionale, parte male la Stefe Cecova. Poi c'è Dario Caretta. Dario Caretta è nell'eccellenza da oltre 10 anni, quindi un tiratore ormai che gli appassionati conoscono, spesso in azzurro, ed è il vice campione italiano del 2021, è stato anche campione italiano della fossa universale, che è un'altra disciplina. Adesso ci concentriamo, al di là di quello che è il blasone di ognuno di questi tiratori, perché in palio c'è comunque un trofeo importante. Soprattutto prima dell'avvio di questa gara abbiamo detto, un po' scherzando e un po' no, proprio ad Angelo Scalzone, che è questo gigante che vedete in primo piano con la maglietta bianca. Ricorda il padre, ricorda Roberto. Facci una cortesia, vinci questa gara. Lui ha risposto, come risponde qualsiasi atleta: cercherò di dare il massimo. E fai un po' di più del massimo. Non sarà semplice, perché in pedana ci sono fior di tiratori. Oblè è partito con una bella bicicletta con lo Zeri. È l'emozione Angelo, di ritrovarsi Angelo in quarta pedana. Ricorda anche il modo di sparare, eccetera. Ricordo il papà, ma ricordo il papà soprattutto con questa allegria, questa voglia quasi guascona, no? Di essere protagonista, sempre allegro, eccetera. Sembra la copia del papà. Ho sorvolato, come avrete notato in apertura, sulle condizioni meteo, perché anche nelle altre gare sono state identiche e sono state terribili per i tiratori: caldo atroce, assenza di vento. Quindi l'unica nota positiva per quanto riguarda una gara di tiro è la visibilità, che resta comunque molto buona nell'individuazione del piattello. Angelo al quarto turno, giù che lo canne, piattello a destra, prima canna, e finora tutte prime canne, eccetto una seconda al secondo turno di tiro. Prima di Angelo Scalzone ha sparato Kostelecki con 2 colpi. Sì, piattello destro, 20-25 gradi, è difficile, no, essere così precisi, e credo che l'aveva battezzato un po' un centrale, poi è arrivato un destro, quindi ha portato sulle canne il secondo colpo, ma è stato molto rapido, molto veloce. C'è un'osservazione da proporti, Sabatino. Allora, sono tutti tiratori, tranne Christophe Houblé ovviamente, che hanno effettuato nella loro carriera più di una finale, alcuni decine e decine di finali, quindi sono abituati a un colpo solo. Christophe Houblé invece, che è abituato ad arrivare a ridosso della finale e non entrarci, è abituato a 2 colpi, potrebbe essere avvantaggiato. Ma no, lui secondo me, no, non lo conosco personalmente, non ha nessun tipo di risultato a livello nazionale e internazionale.
oggi è partito con un doppio zero, non è abituato a fare finali Davide, quindi per lui è tutto nuovo, poi può darsi che caratterialmente sia un guascone, non importi niente, ma il fatto intanto che abbia fatto... È un mancino, e il fatto però che è partito con un doppio zero, già questo lo mette in grave difficoltà. Dipende molto dal carattere, insomma, è chiaro che tecnicamente non ha le qualità degli altri, insomma. Altra prima canna, ben detto Sabatino, altra prima canna per Angelo Scalzone. Quello che stiamo vedendo è semplicemente la finale del trofeo Roberto Scalzone. Dovete pensare che con queste condizioni meteo impossibili e con il gilet addosso e sotto il sole questi tiratori sono in pedana. Va via dal di mattino. Nuovo, scusami Davide se ti parlo sopra, lo vedi, è il terzo zero su il 50% finora, no? Sei piattelli. È l'emozione, era semplicemente un'osservazione che ti chiedevo perché... Ragionando appunto sul sistema di finale a un colpo solo, che ancora oggi fa soffrire alcuni tiratori, avevo pensato che Oblè è abituato... Ma lui non è abituato a finali, è abituato a finali, certo, questa certo. È la cosa più, certamente, più importante. Certamente. Vedi? È uno sport fatto di automatismi e quindi il campione quando è in finale è abituato a campiare. Vediamo, abbiamo visto uscire dalla quinta pedana Caretta, che fra i tiratori non professionisti, fra virgolette, naturalmente non professionisti, è uno dei migliori. Abbiamo detto prima, specialista sì di fossa olimpica, fossa universale, vincitore di tante competizioni nazionali e internazionali. Sicuramente a livello nazionale è uno dei tiratori migliori che abbiamo in fossa. Chiaramente la classifica mette un po' in difficoltà di fronte ai grandi tiratori, no? Che essendo nei corpi dello Stato in un certo senso sono professionisti tra virgolette, no? È chiaro, lui fa l'agente di commercio, ecco. È meglio non parlare bene dei tiratori perché poi gli ha dato via questo destro. No, molto, ha sparato molto lungo, è arrivato molto in ritardo, probabilmente ha battezzato l'uscita in una maniera e poi esce un altro piattello. Ecco, ricordiamo sempre quando si dice in gergo battezzare l'uscita, vuol dire presupporre l'uscita a destra o a sinistra o centrale e poi invece il piattello ovviamente ti sorprende. Questo secondo me era un centrale, questo di Costeleschi, di 5 gradi a destra, va via il piattello di Angelo, il primo purtroppo. È un sinistro. Il primo zero per Angelo Scalzone che resta quindi a 8, è pieno invece Costeleschi. Pieno Costeleschi, pieno Resca, ma sono i migliori tiratori, poi ripeto... Altro zero per Susanna Stefecikova. Canne basse, non è riuscita a portarle nella giusta altezza rispetto al piattello sinistro. Altra cosa che non abbiamo detto in avvio e ce ne scusiamo, ovviamente il telespettatore avrà notato che c'è una donna in gara. Bene, nel tiro a volo la differenza di genere si annulla totalmente, nella storia del tiro abbiamo avuto anche esempi di donne che 2002, no? Hanno messo in riga tutti. 1992 Olimpiade. Sino a quel momento lì, Davide, uomini e donne potevano partecipare alla stessa gara, non c'era divisione, io ricordo sempre la grande tiratrice Demina. Rappresentò nel 1988 a Seul addirittura la grande Russia da donna. Con la sconfitta a Barcellona nello skit di due uomini, il nostro Rossetti che arrivò terzo e di Quan Ghia argento per virtù, diciamo così, della Shanzhang, dalla cinese, secondo me hanno pensato bene di dividere le...
le gare femminile e maschile, infatti. No, pensato bene, no, pensato bene, assolutamente no. Su questo, se uno lo dico ironicamente, sì, ha l'opportunità di assistere a uno spettacolo in cui un tiratore è un tiratore, indipendentemente se porta la gonna, ma la coincidenza, o se porta la strana coincidenza, cioè vince una donna nelle Olimpiadi del 1996, sì, ma sicuramente nel, sarà nel 2000, così. Nel 92, nel 96 troviamo una disciplina che era il double trap per gli uomini e per le donne. È una strana coincidenza. No, in un... sì, sono passati tanti tanti anni e sarebbe il momento di rivedere. Oggi c'è la parità. Oggi c'è la parità. Sì, ma genere, anche in gara. C'è lo skit femminile e lo skit maschile, forse maschile e c'è una gara che è mista. A Tokyo c'è stato il trap misto, a Parigi ci sarà lo skit misto. Sì, ma al di là del misto sancito istituzionalmente dalla Federazione Internazionale in tutte le gare, sarebbe bello tornare al passato. Si era iniziato col piede giusto e poi si è inciampati. Poi chi ci tiene a galla l'ultima medaglia, l'unica medaglia che abbiamo vinto è quella della Baccosi, di una donna, è del tiratore Baccosi. Va bene, va bene. Comunque, è una tiratrice e negli ultimi anni e nelle ultime Olimpiadi le donne italiane sono state protagoniste. Ricordiamo a Rio l'oro e l'argento di Diana Baccosi e di Chiara Kainer, sì, nello skit. Favoloso. E l'oro della Jessica Rossi a Londra, quindi le donne del tiro a volo veramente hanno portato alto la bandiera italiana. Siamo a quasi a, no, anzi abbiamo girato 12, la boa, 12, siamo oltre la metà. Beh, la metà, no? La 25, metà più o meno. Siamo quasi alla metà. Quasi alla metà, e quindi adesso si fa sul serio, nel senso che anche da parte nostra c'è maggiore concentrazione sulla gara e non su considerazioni di margine, seppur importanti. Beh, era prevedibile, no? Una testa a testa tra Resca e Costeleschi, che sono sicuramente i tiratori più accreditati, ma Caretta è lì, come è lì Angelo Scalzone, perché c'è un piattellino di differenza. È in difficoltà invece il francese Oblé, che spara molto molto lungo, abbastanza meccanico, è anche chiaro. Nel prepararsi, sì. No, con... no, ma è chiaro che ha sofferto dall'inizio. La notizia, sei in finale perché sei il primo eliminato, quindi sei in finale. Costeleschi sta collezionando molte seconde canne. E questo è un buon segno? È un segno di qualche difficoltà. Poi se si andasse allo spareggio si va a un colpo solo, quindi non ci sarà il secondo colpo, quindi qualche problema potrebbe averlo e soprattutto Resca deve tenere fino alla fine. Perché... molto proteso in avanti Oblé, altro errore purtroppo per lui, diventa la condanna, io credo, per il francese. Se ne dispiace, tifiamo sempre per chi ha meno cartucce. Da parte sua, in questo caso però il divario è già enorme, guardate 15 Costeleschi e Caretta, vediamo se adesso arriva a 15 con questo piattello. Sì, si rivolge anche alla seconda canna e a 8 con il francese, quindi... anche Caretta spara benissimo, rapido, a corto raggio, cioè un piattello rotto a 35. Non è per niente in forma Stefičkova oggi. Non sta sparando ai suoi livelli la slovacca. Allora, il turno di Angelo Scalzone. Sedicesimo piattello, finora 1-0 solo. La seconda canna, avete visto, è servita più che altro al tiratore per è uno completare... scarico psicologico, diciamo, esatto. Un riflesso nervoso. È andato a sparare su un frammento, in pratica. Caretta, guarda, spara velocissimo, preparazione rapida e molto molto leggero nel movimento. Sono ancora tutti lì, è un piattello di divario tra...
Carista, Daniele Risca, Kostelecki. Va via di nuovo, sette errori per il francese. Spara lungo Kostelecki. Quanto mai importante l'idratazione per questi tiratori che sono in pedana questa mattina. La polizia dello stile italiano, sia Angelo sia Resca, l'eleganza, la pulizia con cui vanno alla preparazione e poi al tiro. Francese, Mancino, bravo su questo piattello, ma è arrivato proprio con la mano destra ad accompagnare quasi le canne. È il turno di Angelo Scalzone, 18° piattello, 16-17 per altra lui. Altra prima canna. Prima canna, sì, quasi tutte prime canne. Vediamo Resca dalla quinta pedana, piattello destro. Bravo Caretta di portare su le canne. È gara di livello assoluto, almeno per i quattro, veramente... Eccellente. Per Caretta, Risca, Scalzone, Kostelecki, è veramente gara finale, anzi non gara, finale veramente di livello. Di seconda canna su questo piattello sinistro, Kostelecki, 19° piattello. È un brandeggio di sinistra per nulla facile, è stato molto pronto. Però anche grazie alla preparazione fisica, atletica, abbiamo visto compiere una torsione con pieno controllo. Resca impatta a 19 con Kostelecki. Stefečková. Chiude di questo 19° turno il francese Oblet, bravo a portare. Sì, bravo, però stavo notando la posizione, sembra esageratamente proteso in avanti, è una preparazione anche abbastanza... Seconda canna di nuovo. Didattica. È la quinta volta che passa in quarta pedana, quindi chiude lui la 20° tornata. Mancano 5 piattelli al termine adesso. Kostelecki è in vantaggio di un piattello. No, è alla pari di Resca. No, stavo dicendo, è in vantaggio di un piattello su Scalzone, alla pari su di Scalzone Resca e su Caretta, sì. E su Caretta. Ecco, il francese chiude la 20° tornata. Bravo questo piattello destro. Fino al termine di questi primi 20 piattelli. Sì, purtroppo per lui né lui né Stefečková hanno più un margine per recuperare. In Caretta con 19, successivamente Stefečková con 17 e Oblet con 13. E quindi gli ultimi 5 piattelli, se tutto va come immaginiamo, c'è la Stefečková al limite, se gli astri sbagliassero tutto potrebbe anche entrare, ma è chiaro, è solo la matematica, no? la tiene a galla, no? È fantascienza. Allora, è iniziata l'ultima tornata, va a 21. L'ultima pedana, sì, diciamo così. Scalzone va a segno. A 20 adesso Resca è condannato a tenere la scia. La sta sparando benissimo. Quando Daniele è in una giornata così è un uomo pericolosissimo per tutti. Sta sparando con grande pulizia, quasi tutte prime canne. Comunque molto rilassato, scherzoso poco prima di iniziare la finale Resca. Avete scherzato, ho sentito anche sulla fortitudine. Su questioni calcistiche. No, lui è un tifoso del Bologna, ma è ancora più tifoso della pallacanestro. Allora, Angelo Scalzone da centro pedana, quindi dal terza pedana. L'ha ripreso per i capelli quel piattello.
bravissimo, tutte prime canne, poi spara la seconda, no? Per un ripasso agile, veloce, Caretta. Bravo Dario Caretta. Steffe Cecova. Un piattello di ritardo. È partita contratta la Steffe Cecova, lei è una tiratrice un po', diciamo, sanguigna. No, ma evidentemente non è in forma o ha patito particolarmente le fatiche di queste giornate. Allora, 23esimo turno, come sempre inizia il turno David Kostrzewski. Molto bene Angelo Scalzone. Fresca, è da seguire. Via. Sì. Molto pulito. Assegno anche Caretta. Stoico, eroico il pubblico. Allora, chiude il 23esimo turno il francese, che sembra un po' più rilassato, vedi, ha sofferto. Attenzione molto. Attenzione a Kostrzewski. 24esimo turno. Va a segno. Vediamo. Angelo Scalzone centrale, deve tenere fino in fondo. È importante Resca, prima Pedana, primo. Tra un piattello sapremo se ci sarà pareggio. Allora, Steffe Cecova, che ok è fuori, no? Dalla possibilità, sì, del sì. Podio. La metta proprio. Sì, no, la metta piena, ma con seconda canna. Proprio al limite. Beh. Credo che il francese l'avesse preso questo piattello. Allora, attenzione a Kostrzewski. Chiude con punteggio pieno, 25. Vediamo Angelo Scalzone come chiude. Seconda canna, vediamo Resca. Forza, se c'è Daniele. Lo spareggio fra Resca e Kostrzewski, sì. Spareggio, ma adesso dovrebbe esserci, Davide, anche lo spareggio, se naturalmente colpisce Caretta, fra per il terzo e quarto Scalzone posto. Scalzone e Caretta, sì. Sì. Assisteremo quindi presumibilmente a due spareggi, uno per il bronzo e l'altro per la vittoria. Ultimo piattello a Christophe Aublet. Chiude con 17, che normalmente non è un bel numero per la cabala. No, però ripetiamo ancora una volta, il tiratore più in difficoltà, il meno professionista, si ritrova in una finale con questi campioni. Vedete come, con che circospezione, con che timidezza si avvicina a un gruppo che sente non appartenere al proprio livello. Per lui è un orgoglio comunque, certamente. In uno dei migliori campi, insomma, di questo sport a livello mondiale, con dei tiratori di altissimo livello, con due medaglie olimpiche, l'oro e l'argento, che Kostrzewski è un campione del mondo come Resca, insomma è un orgoglio incredibile essere arrivato con 98 su 100, cioè con un signor punteggio, essere arrivato insomma a disputare questa finale. Allora, adesso ci dovrebbero essere le finali per il terzo e quarto posto, no? Solo per il primo posto. Ecco, allora, chi sta a casa mi ha sentito chiedere e rispondermi. Allora, in realtà stavo chiedendo a Ivan Carella, che è qui vicino alla nostra postazione. Ivan Carella, ormai gli appassionati lo sanno, è il responsabile del centro, e quindi ha fatto cenno una sola, quindi la finale per il successo tra Kostrzewski e ovviamente anche tra Daniele Resca. Resca, ecco, stavo per dire Caretta. E quindi staremo a vedere adesso quello che accadrà. Ci auguriamo che possa essere, ecco, Mauro Perazzi che è andato a complimentarsi con i due finalisti. Adesso speriamo che il cerimoniale
sia rapido e che i due vadano in pedana. Scalzone non ce l'ha fatta a conquistare questo successo, però chiunque dei due andrà a vincere onorerà al massimo il trofeo intitolato a suo padre. Potrebbe anche non esserci uno spareggio. Hanno deciso. Ecco come ha fatto Jacobs e come ha fatto Tamberi, cioè ha concordato il successo doppio. Quant'è il montepremi per il successo? Il trofeo Roberto Scalzone. E allora a questo punto, siccome non possiamo parlare con i fantasmi, credo che sia già acceso questo proviamo. Allora, Ivan. Allora, i due campioni che hanno eseguito un perfetto punteggio di 25 su 25 hanno voluto, non hanno voluto spareggiare per questo trofeo, ma hanno voluto insieme dedicarlo ad Angelo e regalarlo ad Angelo. Oh, che bella questa cosa, bellissima, eccolo qui infatti. Ma che, ecco, stiamo seguendo Davide con il 100 su 100 con cui è arrivato in finale col 24. Di fronte a due grandi professionisti è anche giusto che si porti a casa il trofeo intitolato al papà. Ecco, in questo momento stiamo vedendo una scena bellissima, purtroppo vorremmo vederla di fronte se fosse possibile, e cioè i campioni che hanno regalato ad Angelo Scalzone il trofeo, quindi hanno consegnato la vittoria morale ad Angelo Scalzone, che come diceva giustamente Sabatino Durante. Beh, lo merita. 124 su 125, questo ragazzone. Ma che ricorda il papà, lo ripeto, fisicamente, come carattere, no? Questa guasconeria, questo essere sempre contento. Ma no? Guascone non mi sembra tanto guascone, mi sembra un ragazzo fuori dalle pedane, lo sarà, ma insomma. È novarese, ma è il sangue di Castelvolturno. No, è campano, nativo a San Martino di Trecate. E su queste immagini piacevolissime e noi concludiamo questa gara, vi diamo appuntamento a domani per il gran finale in queste giornate torride ma molto avvincenti con il Perazzi Champion 2022, domani alle 21:30. Hai da fare alle 21:30? Come sempre. Come sempre. Allora mi auguro che invece a casa si stia rilassati, comodi per vedere questo Perazzi Champion con i più grandi campioni che ci sono in circolazione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Al momento da Lonato è tutto.